Ciao a tutti ragazzi, qui è GiuetraInteressante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui, tornati con il quinto episodio, con l'apertura delle bustine dei calciatori Panini. Sono veramente contento che questa serie vi stia piacendo, ogni episodio veramente supportato al massimo. Vi ringrazio veramente tantissimo e ovviamente raggiungiamo i 1000 mi piace anche per questo episodio. Detto questo, partiamo subito con le bustine. Ne abbiamo a disposizione ben 11, compresa anche questa qui speciale blu. Dentro abbiamo capito che comunque c'è un tatuaggio e una figurina speciale, però io non ho capito dove va attaccata quella figurina speciale. Adesso comunque ve la faccio vedere. Partiamo subito con la prima apertura. Abbiamo trovato una scritta con ce l'ho manca, bellissima, mamma mia, quante volte l'abbiamo dette queste parole quando vedevamo i doppioni dei nostri amici. Ce l'ho, mamma mia, fantastico. E poi il tatuaggio, che è già ciò perché è doppione, già ce l'ho questo tatuaggio. Comunque, dicevo prima, vedete questo P2 qui? Ok, lo vedete bene. Io non so dove si trovi nell'album questo P2, vi giuro che l'ho controllato 1000 volte e non l'ho trovato. Se qualcuno fa la collezione ed è riuscito a trovare il posto dove metterle, magari me lo dica qui sotto nei commenti, così le riesco ad attaccare. Detto questo, possiamo partire finalmente con l'apertura delle bustine. Allora, subito non hai vinto, perfetto. Poi abbiamo, attenzione, De Frel del Sassuolo. Non ce l'ho ragazzi, De Frel, bellissimo giocatore, mi piace moltissimo. Poi, tre giocatori del Novara. Abbiamo poi anche Pulgar del Bologna, lo vedete molto bene voi, perfetto. Sto riuscendo più o meno a mantenere la messa a fuoco della webcam. Poi abbiamo Mattia Destro, questo mi serviva, sì, grande Mattia. E del Chievo Meggiorini, mi serviva anche Meggiorini. Tra l'altro ragazzi, del Chievo io sono messo veramente molto bene, ve lo faccio vedere un attimo. Purtroppo non so come farvelo vedere se non così. Guardate qui il Chievo, eccolo qua. Cioè, praticamente dopo soli 4 episodi ho quasi già finito la squadra del Chievo. E Meggiorini era proprio un giocatore che mi mancava, quindi va benissimo. Detto questo, ritorniamo a noi e apriamo subito la nostra seconda bustina. Non hai vinto, perfetto. Poi abbiamo lo scudetto del Pescara. Grande, grande, grande. Neanche questo ce l'avevo, bene. Poi abbiamo tre giocatori del Novara. Poi abbiamo dell'Inter Stefan Jovetic, grande, mamma mia ragazzi, sto avendo una fortuna assurda. Poi abbiamo della Lazio Felipe Anderson, ma già ce l'ho Felipe Anderson, mannaggia. E del Torino Acqua, e mi sembra di non averlo se non sbaglio, non lo so. Comunque poi con calma dopo le andremo ad attaccare. Purtroppo non posso farli vedere mentre attacco perché non so come inquadrare l'album dall'alto e quindi faccio fatica. Comunque abbiamo il biglietto non è vinto, dell'Empoli abbiamo Pucciarelli, Manuel Pucciarelli. Poi tre giocatori del Benevento, tra cui Buzzegoli. Abbiamo anche Nagy del Bologna, che ce l'ho triplo ragazzi, questo Nagy, dai, neanche doppione, ce l'ho triplo. Vabbè, comunque. Poi abbiamo Munoz del Genova, ok. E della Juventus abbiamo Benatia, ok, sembra di averlo Benatia, non mi ricordo. Comunque andiamo avanti con la prossima bustina. Il biglietto con scritto non è vinto. Poi abbiamo Nestorovski, signori, il bomber del Palermo, benissimo. Poi abbiamo tre giocatori della Virtus Entella. Poi abbiamo Scuffet dell'Udinese, ma mi sembra di averlo già. Poi abbiamo dell'Inter Davide Santon. E invece la pagina della Gazzetta dello Sport, buffò le mani sulla storia, Gigi supera Zoff, Dybala fa Messi e la Juve vola a più 6. Eccola qui la pagina che mi mancava della Gazzetta dello Sport. Bene, se non sbaglio me ne manca solo una delle pagine della Gazzetta, non mi ricordo, una oppure massimo due, però le ho quasi prese tutte. Abbiamo comunque ancora il biglietto non è vinto, lo stemma del Genova, ok, va benissimo. Tre giocatori della Salernitana, ok. Del Chievo abbiamo Mariano Izco. Sapete che non lo so se ce l'ho Izco del Chievo, vi ho fatto vedere prima che sono messo bene, chi lo sa. Poi della Roma abbiamo Juan Jesus, che non ho sicuramente. Della Roma ancora abbiamo Paredes, che neanche ho, ok. Dai, ci sta, ci sta. Altro biglietto con scritto non hai vinto, ok. Poi abbiamo Ciro il mamma, ma che faccia cattiva che hai fatto, Ciro, che è successo? Che è successo? Mamma mia, è che ridi un po', guarda un po'. Di Torre Annunziata, nato il 22 1990, uno dei miei giocatori preferiti. Potevi fare una faccia migliore però, Ciro, guarda qua, mamma mia, che ti è successo? Chi lo sa. Comunque, tre giocatori del Verona, ma tra cui Pazzini, quindi è una carta che già c'ho. Abbiamo anche trovato Lombardi, altro giocatore della Lazio. Dell'Atalanta abbiamo Berisha, il portiere, ok. E poi Diavoli in Paradiso, questa pagina già ce l'ho della Gazzetta dello Sport, con Maldini che alza
la Champions. Andiamo avanti quindi con la prossima bustina. Ovviamente sempre la scritta non è vinto. Poi abbiamo Cyril Terot dell'Udinese. Forse già ce l'ho Terot, mi sembra proprio di sì. Poi abbiamo tre giocatori dell'Ascoli. Poi del Chievo abbiamo Nicola Rigoni. Dell'Empoli abbiamo Veseli. Del Milan invece abbiamo Paletta, che già ce l'ho. L'ho trovato nella stessa bustina in cui ho trovato lo stemma del Chievo. E chi se la scorda quella bustina? Poi la carta non è vinto, la divisa della Sampdoria, bellissimo, lo dirò 100.000 volte, ma è troppo bella, ragazzi, questa figurina così. Poi tre giocatori della Virtus Entella, della Sampdoria Vasco Regini, grandissimo. Poi della Lazio Stracoscia. E infine dell'Udinese Alfredson. Ok, ancora nessun giocatore del Napoli. Ho letto un commento bellissimo che mi ha fatto morire negli ultimi episodi, di uno che diceva che la legge dei cacciatori panini è che non troverai mai nessun giocatore della tua squadra. Infatti è così, cioè io del Napoli non trovo mai nessuno. Non so perché, a parte Insigne dove sono stato fortunato, però le altre invece niente. Comunque il biglietto non è vinto. Luciano Spalletti, allenatore della Roma ovviamente. Tre giocatori del Cittadella. Poi abbiamo dell'Atalanta Andrea Conti. Lui è vicino al Napoli, o meglio, è un obiettivo del Napoli, diciamo così. Poi abbiamo del Cagliari Luca Bittante. E poi dell'Udinese abbiamo Kums. Ok, anche lui è stato vicino al Napoli. L'ultima bustina ed è uscita e vinto, signore. Proprio così, andiamo a prenderci un altro tatuaggio. Lo vado a prendere naturalmente in questi giorni. Poi abbiamo del Sassuolo Matteo Politano. Grande Matteo. Poi tre giocatori della Pro Vercelli, tra cui Sebastiano Luperto. Eccolo qua, difensore del Napoli, me lo sono chiamato. Luperto è in prestito alla Pro Vercelli. Poi abbiamo dell'Empoli Krunic. Ok, non mi sembra di averlo. Poi abbiamo del Sassuolo Luca Antei, perfetto. E l'ultimo giocatore ancora del Sassuolo ed è Davide Biondini. Ok, quindi ragazzi, questo opening pack finisce qui. Non so quanto ci è durato, spero sia venuto abbastanza. Quindi ragazzi, andiamo a ricapitolare praticamente le figurine, quelle più importanti o comunque quelle più rare tra virgolette che abbiamo trovato. Sono De Frel del Sassuolo, Mattia Destro del Bologna, Stefan Jovetic dell'Inter, Felipe Anderson della Lazio, Mehdi Benatia della Juventus, Nestorovski il bomber del Palermo, Scuffet il portiere della Sampdoria, Davide Santon dell'Inter, Juan Jesus della Roma, Ciro Immobile, poi nascosto qua dietro anche Paredes della Roma, Ciro Immobile con una faccia veramente assurda, Cyril Terot dell'Udinese, l'allenatore della Roma Luciano Spalletti e infine Andrea Conti. Queste diciamo le carte un po' migliori che abbiamo trovato in questo video. Io spero ovviamente che vi sia piaciuto. Raggiungiamo i 1000 mi piace per supportare al massimo questa serie. Grazie a tutti quanti per il supporto comunque che avete dato negli ultimi episodi. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!